Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono due temi che affronteremo in questo nostro appuntamento. Il primo tema riguarda la seduta solenne che si è tenuta il 10 febbraio nel giorno del ricordo, per non dimenticare i periodi e soprattutto i massacri delle foibe e l'esodo giuliano. E poi è stato inaugurato ufficialmente il primo archivio storico di una regione a statuto ordinario, cioè insomma l'archivio storico della Toscana. Il primo tema che affrontiamo in questo nostro appuntamento riguarda la seduta solenne del 10 di febbraio che si è tenuta alla presenza delle autorità civili e militari. È stata dedicata come seduta solenne al giorno del ricordo per non dimenticare uno dei periodi più bui dell'immediato dopoguerra, ovvero i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Il presidente Antonio Mazzeo ha sottolineato l'importanza della seduta e ha affermato che serve a commemorare, ma soprattutto a comprendere, approfondire e ricordare tutte le vittime. La seduta poi si è conclusa con le dichiarazioni del presidente regionale Eugenio Giani. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio Solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato, e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare, non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Il momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato bene descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato, e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Credo che questa tragedia, anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. Quindi è bene che le istituzioni, è bene che le scuole, è bene che chi ha passione civile ricordi questi momenti per guardare con speranza al futuro, perché non si ripetano quelli che invece sono stati momenti tragici del passato.
L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo questa storia, per ragioni politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo, questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là della cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici, perché alla principale industria italiana faceva comodo avere buoni rapporti con la Jugoslavia di Tito, e per motivi politici e economici abbiamo tenuto nel cassetto la storia. Noi abbiamo per anni vissuto una sorta di dimenticanza del dramma che si consumò in territori italiani come l'Istria, la Dalmazia, Fiume, e devo dire che fu il presidente Ciampi, un toscano, a volere la giornata del ricordo, perché il 10 febbraio è la data di uno dei più importanti trattati di pace su quell'area, che indubbiamente vide i confini nord-est dell'Italia la parte più discussa all'indomani di una seconda guerra mondiale a cui il fascismo ci aveva portato in condizioni di assoluto disagio, come sostanzialmente sconfitti, e in quel contesto ecco la perdita da parte del nostro paese di territori che erano italiani da secoli e secoli, in particolar modo vicini alla Serenissima di Venezia. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del Carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere, e quest'anno un segnale, anche quei territori, Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. È un segno di una progressiva integrazione fra i popoli di cui abbiamo bisogno nel segno dell'Europa, ma mai senza dimenticare cosa accadde nelle foibe, cosa accadde in quell'allontanamento di massa dalle loro case di tanti italiani dell'Istria, di Fiume, di Zara, della Dalmazia. Credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica. I problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista, che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito,
che ha impostato una politica nazional comunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati, e poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Prima di tutto sono orgogliosamente esule di seconda e terza generazione. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il comitato provinciale NVGT qui a Firenze, e quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGT in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal Ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. Cambiamo decisamente argomento, perché da gennaio 2023 si è aggiunto un nuovo spazio aperto al pubblico nel panorama degli archivi toscani e nazionali, ovvero l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, e comprende la documentazione propria del Consiglio regionale, gli archivi aggregati, relativi anche a quelli che sono stati gli affari esauriti proprio dal Consiglio stesso. Più di 50 anni dalla nascita delle regioni, quindi il Consiglio regionale della Toscana è il primo fra le regioni a statuto ordinario a dotarsi di questa sede, di una sede di sale dedicate proprio alla consultazione per la sezione separata di archivio. Prima del taglio del nastro all'ingresso dei locali dell'archivio storico nel cortile dove ha sede il Consiglio regionale si è svolto un momento di riflessione e confronto presso la sala delle conferenze, lo spazio Carlo Azeglio Ciampi, in via De Pucci, proprio adiacente al Consiglio regionale. Prima di essere il presidente della giunta regionale sono stato il presidente del consiglio, e quindi in quei 5 anni dal 2015 al 2020 ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'assemblea della regione toscana, il luogo dove si fanno le leggi, e quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo, che è uno spazio importantissimo di documentazione e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte. Approfondito. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria
propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo che di storia importante della nostra regione. Gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni, e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. La Toscana lo sta facendo, esiste una eterogeneità in Italia sul trattamento della documentazione delle regioni che è essa stessa significativa dello stato del rapporto fra le regioni e appunto lo Stato centrale. Oggi noi apriamo l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che è un archivio importante, che è una sezione separata, il che vuol dire che devono esserci anche dei professionisti all'interno della regione che lo custodiscano, che lo valorizzino e che possano anche pensare al futuro di questa stessa documentazione. È anche un archivio importante perché comincia ad avere anche degli archivi aggregati importanti. Questo archivio conserva per esempio l'archivio di Oriana Fallaci. Quindi non è soltanto l'archivio della regione, dell'amministrazione della regione, è un archivio ricco e non possiamo che essere contenti dell'inaugurazione. E quindi invitiamo tutti voi, perché no, proprio a visitare questo archivio importantissimo per la nostra regione. Tutte le informazioni, come sapete, le potete attingere al sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni quando saremo ancora insieme qui dentro il Consiglio.